Un giovane di 24 anni, Petrov Korum, è stato fermato nell'ambito dell'omicidio di Alexandru Ivan, il 14enne di origine rumena, ucciso nella notte del 13 gennaio scorso con un colpo di pistola nel parcheggio della stazione metro Cipantano, nel comune di Montecompatri, alle porte di Roma. Il giovane è accusato di omicidio in concorso. Il 24enne, originario dell'Europa dell'Est, si è costituito nella serata di ieri, accompagnato dai suoi legali. Una dinamica dell'accaduto che ha ancora molti punti oscuri da chiarire. Stando a quanto ricostruito dai carabinieri di Frascati, il nuovo compagno della madre della vittima, un cittadino rumeno di 29 anni, nella notte tra venerdì e sabato ha avuto un violento litigio con un connazionale all'interno del bar S su via Casilina, a poche decine di metri dall'abitazione del 14enne. Subito dopo il litigio, il 29enne sarebbe rimasto in stretto contatto telefonico proprio con il 24enne, sottoposto a fermo, dandosi poi appuntamento per una sorta di chiarimento 3 ore più tardi al parcheggio della metro C. Per chi indaga, il patrigno di Alexandru si è presentato a quell'incontro accompagnato dalla vittima stessa e da altri familiari, tra cui 2 donne. Una volta arrivati lì, però, da un'autovettura in corsa sarebbero partiti alcuni colpi di pistola, uno dei quali ha ferito a morte il 14enne. I carabinieri sono certi che il fermato era a bordo dell'autovettura dalla quale sarebbero partite le pistolettate, con lui altre 3 persone, tra cui un uomo con cui il 29enne aveva litigato all'interno del bar e che è attualmente ricercato. Intanto il 24enne, davanti agli inquirenti, ha cercato di difendersi, affermando di essere arrivato in quel parcheggio con la propria macchina e che loro erano già lì. Avevo mandato io il messaggio per vederci e chiarire, ma poi ho visto che erano con le mazze da baseball in mano e sono andato via. Una versione ancora al vaglio degli inquirenti, che stanno analizzando i filmati delle telecamere della zona.